Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della prima settimana del nostro tempo di Quaresima. La liturgia della parola di oggi ci dona il libro del Deuteronomio, capitolo 26, dal versetto 16 al versetto 19. Ed è una dichiarazione bellissima perché Dio dice del suo popolo, che sarà un popolo consacrato al Signore. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto, e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come Egli ha promesso. Quel tuo Dio è il segno dell'intimità, e quindi i comandi e le leggi che il Signore chiede di osservare non sono per una schiavitù, non sono per una sudditanza, ma per un patto che Dio vuole instaurare con il suo popolo, per un patto di comunione, non di inaccessibilità. Se ti svelo quello che io penso è perché ti rendo in comunione con quello che ho nel mio cuore. Pertanto non si può pensare un Dio che vuole soggiogare, ma il popolo viene enfatizzato nella sua importanza, viene appunto mostrato nel suo splendore. Così come il brano del Vangelo, Gesù chiede ancora una volta, siamo nel discorso della montagna, capitolo 5, dal versetto 43 al versetto 48, di amare anche i nemici. E questo è possibile, questo amore incondizionato che riceviamo dal Signore è la possibilità per noi per amare il nostro prossimo anche se è nemico. È possibile? Sì che è possibile. Quanto più ne facciamo esperienza che di fronte alle nostre fragilità, alle nostre mancanze, alla nostra povertà, Dio è grazia, Dio è misericordia, Dio è gloria e ci rende popolo eletto, ci rende suo popolo amato, quanto più allora amare il nemico è veramente fattibilissimo. Allora l'obbedienza che chiede la prima lettura si trasforma nel Vangelo per fare che cosa? Come dice Gesù nel finale della pericope evangelica di oggi: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Quindi questa obbedienza muta per diventare figli che siamo chiamati a somigliare sempre di più al Padre. Quindi la perfezione in che cosa sta? Nel conformare il nostro cuore a quello del Padre. E allora, non è qualcosa di bello? Non è qualcosa di affascinante? Beh, io credo di sì. E allora, buon cammino a tutti per ricevere e fare esperienza di questo amore, per vivere di amore e per dare amore anche al nemico. Ecco ora il momento favorevole. Ecco ora il giorno della salvezza, così ci dice il versetto del Vangelo. Buona e santa giornata a ciascuno di voi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.